innanzitutto, e questa è una ovvietà che va anteposta a qualsiasi analisi, non esiste il teatro. Ora che il sipario è giù, quanti spettacoli che non vedrò più. Vecchi amori, vecchie scene, vecchie facce perse tra sedili senza lasciare tracce. Andiamo in Lituania, a Vilnius, il 12 maggio, c'è una replica. E poi forse torniamo in Germania a fine giugno. E poi torniamo a Edimburgo quest'anno per la terza volta, soltanto per una settimana, la settimana finale del festival. Quanto è stata l'eclisse del teatro? È molto bassa. In realtà ogni epoca ha avuto teatro e anche le forme tradizionali di teatro non sono mai completamente morte. E abbiamo aperto questa seconda sala del Caffè della Caduta nel 2011 e ricordo che abbiamo fatto una cartolina dove c'era l'immagine di un teatro a Torino che stavano abbattendo, completamente sventrato, e sopra abbiamo messo una banda con scritto "Inaugura il Caffè della Caduta", che vuol dire i teatri chiudono, crollano, li stanno smantellando e noi invece apriamo uno spazio nuovo. E perché il calcio è lo sport più diffuso in tantissimi paesi? Perché per giocare a calcio bastano 4 golf o 4 bottiglie per delineare le porte e un pallone, magari di pezza. È la sua basso entry point o entry price, il fatto che si fa con niente, che consente ai ceti popolari di giocare dall'Iran al Sud America. Il teatro è la stessa cosa. Io ho sollecitato tutti i miei collaboratori a mettersi in relazione col tempo, che è un tempo di durata preziosissimo, perché noi viviamo in un'epoca che stacca il tempo è continuamente frammentato, tutto deve essere sempre una novità, per questo... Vedi, io ritorno a dire, le novità mi fanno paura perché vivono solo un giorno come le rose, non so come che dice De André. Costruirti un'ipotesi di vita dove tu riesci a mettere insieme tutto quello che nella vita separi, quello che leggi sul giornale, il racconto della storia, il legame con gli antenati, il passato, il presente, il futuro, l'immagine, l'architettura, la fotografia, la comunicazione, i contatti umani, tutto in un mestiere. E questo mestiere non diventa, è un mestiere che ha un dramma, ha un enorme dramma, ma è come la vita. È un mestiere dove non esiste il prodotto come al cinema, non diventa una merce, non diventa nemmeno una cosa che dura. È evanescente come la vita, ma proprio per questo sai che tu incidi sulle persone come la vita. Cioè quell'attimo strano del viaggio in teatro, come quelle terre di nessuno, dei viaggi in treno in cui tu poi dici torno in città e voglio cambiare tutta la vita, non voglio gli amici, voglio, e poi torno invece tutto uguale. Il teatro è questa cosa qui. Questo mestiere si fa per il pubblico. Sappiamo comunicare al pubblico? Sappiamo comunicare con il lavoro che facciamo con il pubblico, con i giovani? Senza discriminazioni di pubblico? Credo che questa sia una domanda fondamentale. E c'è un aneddoto ebraico, quasi una barzelletta, due ebrei parlano tra di loro, due musicofili, e uno dice, ma dimmi quanti pianisti nostri, ebrei, ti vengono in mente? Questo dice Rubinstein, Barenboim, gliene vengono in mente 2 o 3, e violinisti ebrei, e questo attacca un elenco meno, 20 gliene vengono in mente. Il primo dice al secondo ebreo, ma secondo te perché ci sono tantissimi violinisti tra gli ebrei e pochi pianisti? Ma dice, io francamente non lo so, non ci ho mai riflettuto. E il primo dice, beh, hai mai provato a scappare nella notte con un piano sulle spalle? Sale il sipario, la paura è ancora qui. Qui mentirò, qui un gigante sarò. Questa faccia mia, duttile, mobile, mutabile sia, padrone di me, esitazione.
non c'è e ti esplorerò, fin dentro l'anima ti raggiungerò.